Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video da Credendario. L'1:33 circa del 13 settembre, di notte, non di giorno. Perché faccio questo video a quest'ora? Sono arrivato da poco dalla Sicilia, all'esattezza da Acireale, dove sono stato invitato dalla Zero Motorcycle alla presentazione della nuova moto che adesso vi voglio raccontare, che vi racconterò. Sono partito domenica mattina, quindi domenica 11, e ieri martedì 12 c'è stato questa presentazione, questa moto è europea. Eravamo a Cireale, quindi alle porte dell'Etna, tutti quanti i dealer europei e non solo, eravamo lì, eravamo tantissimi, credo, non voglio esagerare ragazzi, ma tipo 400 persone, sicuramente perché era enorme. Cinque di queste moto erano presenti lì, mi hanno solo pregato di far uscire questo video alle 3 del pomeriggio di martedì, quindi da martedì 13 ore 15 ore italiane in avanti, questo video poteva essere tranquillamente pubblicato. Quindi io giustamente sto alla loro decisione, visto che loro sono stati gentili e mi hanno invitato a poter vedere, e tra virgolette non l'ho potuta provare, nessuno di noi l'ha potuta provare in questo momento, ma non preoccupatevi perché arriverà circa verso fine di questo mese o primi di ottobre, prima settimana di ottobre, scusatemi, per poterla provare. Anzi, l'avrò anche proprio per tenerla, per provarla, quindi per qualche giorno, magari una settimana, non so, adesso vedrò quando riuscirò a tenerla, anche perché dovrò avere tempo di poterla testare. Vi dico le mie impressioni e ovviamente vi faccio vedere anche il filmato delle 5 moto che erano messe lì, e una delle 5 poi, mentre la spostavano fuori, sono riuscito a fare un filmato, diciamo, un po' più, tra virgolette, non proprio approfondito, ma un po' più in tranquillità, tra virgolette, perché controllavo, perché giustamente loro avevano paura che queste foto e video fossero pubblicati ieri e non volevano, ci hanno pregato di farli uscire oggi, anche se poi vi dico la verità, mentre venivo a casa con l'aereo, ero in aeroporto, mentre giravo ho visto che qualcuno l'aveva pubblicato e questo mi è spiaciuto perché trovo poco serio questa cosa qua, poteva aspettare, come hanno detto loro, le ore 15 del giorno 13. Comunque, vabbè, pazienza. Io voglio essere onesti come sono loro con me, come sono sempre stati, e quindi lo pubblicherò adesso, quindi voi lo vedrete in questo momento, ma ovviamente io lo registro prima. Devo dire che finalmente che Zero con questa moto chiude quasi il cerchio, diciamo che come moto a mio avviso chiude il cerchio perché mancava questa Adventure che adesso andremo a vedere, anche se secondo me non me l'ha detto nessuno, ma dopo questo tassello delle moto che diciamo va a chiudere il cerchio tra Naked, Adventure, Sport Tour, insomma eccetera eccetera, alla gamma ce l'ha completa, manca ancora una cosa, lo scooter, e secondo me non vorrei dire una stupidaggine, ma nel giro di 2 anni, forse anche prima, arriverà anche lo scooter, perché comunque è un'altra fascia di segmento dove ci sono parecchie vendite. Torniamo alla presentazione di questa moto. Moto, devo dire, per il suo genere, vi dico già che non è il mio genere, quindi è apprezzata di più da parte mia, perché non essendo il mio genere, vi devo dire che vedendola è bellissima. Per me è veramente bellissima e vi dico che Zero non mi paga, quindi state tranquilli, non mi dà una moto gratis, non mi dà niente, anzi, ho preso una camicia gratis, non questa, un'altra, vi dico la verità, non mi paga. Quindi sono andato là perché mi hanno invitato e mi fa piacere andare a vedere i mezzi e vi assicuro che il mezzo ne vale veramente la pena. Anzi, sono curioso di vedere durante la giornata, perché alle 3 di pomeriggio non uscirà solo questo mio video, ma anche gli articoli dei giornalisti che anche loro hanno l'accordo di poterli far uscire da oggi, e voglio andare a vedere che cosa hanno letto, che ovviamente sono molto più esperti di me. Io vi devo dire, appena vista, spettacolare, bellissima, bellissima la linea e i dettagli, soprattutto quella
che ha tutti gli accessori montati, devo dire che è veramente bella. Colori ce ne sono solo due, una è bianco perlato e l'altro è un verde. Adesso vi faccio poi vedere proprio tutto nei dettagli. E una cosa che mi è piaciuta veramente molto è in una sono i cerchioni. I cerchioni anteriore e posteriore a raggi, quindi se andiamo nello sterrato ovviamente è meglio a raggi che in lega. E quello lì a raggi, devo dire che è spettacolare perché i raggi sono inseriti nel bordo esterno della ruota. Quindi se noi dobbiamo cambiare un raggio non c'è bisogno di smontare il copertone dal cerchione, basterà sfilarlo perché è laterale ed è, a vederlo veramente è bellissima. Batteria inedita 17,3 kWh e comincia a essere veramente interessante. Non c'è solo quello di interessante perché hanno anche modificato il motore, come l'SRF che vedete là, l'SRS. Leggermente più potente, quindi l'hanno leggermente ingrandito, me l'hanno spiegato, far sì di aumentare la coppia, quindi passiamo da 190 Nm di coppia, che era il più potente che avevano in quel momento, a 225 Nm di coppia. Quindi quello che monta la moto, che non vi ho detto il nome, mi sono dimenticato, si chiama DSRX, monta un motore da 225 Nm, ragazzi, è tantissimo. Io vi dico che quella lì 190 va già come un missile, 225 sicuramente va ancora di più. Hanno modificato il motore, come vi stavo dicendo, all'interno, diciamo, l'intercapedine interna è un po' più spaziosa, dove circola un po' più l'aria e quindi si raffredda meglio. Tolto questo, vi devo dire anche impostazione di guida spettacolare. Non l'ho potuto provare, come dicevo prima, nessuno l'ha potuto provare, ma stando seduti l'altezza è perfetta, la seduta è perfetta. Pesa 247 kg, la danno con una batteria di 17,3 kW e caricatore da 6 kW con l'upgrade 6 kW e 6. Io vi parlo di comprandola così com'è, standard. Poi ovviamente sopra, come quella lì, possiamo metterci il caricatore da 6 kW oppure un'altra batteria aggiuntiva che ovviamente arriviamo a 20 kW, se non mi ricordo male 3 kW, adesso sulla batteria non mi ricordo più bene quant'è, mi sembra 3 kW, quindi 17,3 più 3 kW, forse 3 kW, siamo a 20,3 kW, e ragazzi è tanto, tanta roba. Limitata a 180 km/h, non 200-205 come fa questa, oppure l'SRS, penso che una moto così a 180 all'ora, ragazzi, secondo me già basta, anche perché coppie ne abbiamo talmente tanta che sinceramente poi di andare a 200 all'ora secondo me non ci interessa poi più di tanto. Retromarcia, fighissima, retromarcia, quindi finalmente una zero con la retromarcia, anche se non so se non avete mai visto un sito di zero, appunto di zero, o non avete una moto zero, è da un po' che stanno pubblicizzando che fra poco uscirà sul Cyberstore, si chiamerà questa piattaforma, la possibilità di avere anche la retromarcia e non solo altre cose che poi vi farò un altro video anche su questo modello che è vecchio qua, per dire vecchio, la SRF e la SRS, ma poi quando sarà il momento vi parlerò anche di questo, ma solo per dirvi che quella lì ovviamente uscirà già con questa cosa qua disponibile già subito, quindi tempo un mese, tempo che arriva, quindi chi la volesse comprare gliela posso anche già dare perché a fine mese già c'è, è già disponibile. Quindi hanno fatto un grandissimo lavoro loro su questo. Non si può dire niente di marketing, di preparazione, di accessori, qualsiasi cosa. Loro sono pronti. Quindi hanno lanciato questa moto. Non è che la ordiniamo oggi, aspettiamo un anno. No, sono già pronte. Quindi sono già state prenotate già un po' da me insieme a Motor Green per poterle vendere. Quindi queste arriveranno in fretta e saranno vendute. Prezzo, purtroppo il prezzo, come sappiamo, sulle moto elettriche è cara, però se pensiamo che quella costava sui 25, questa, se non mi ricordo male, la base parte da 27.220. Ovviamente parlo senza l'ecoborsa e io vi dico che li vale veramente tutti. Ovviamente con quella più bella accessoriata dove hai i bauletti, hai i fendinebbia, hai il cupolino alto, cupolino, ragazzi, regolabile con due manopole veramente per me bellissime. Anche quella base, che è il cupolino più piccolo, girando possiamo alzarlo e abbassarlo.
Abbiamo, come dicevo, i bauletti, cavalletto centrale, fendinebbia, come vi dicevo prima, e le protezioni laterali e di più anche la protezione in acciaio sotto per andare a proteggere la batteria se andiamo in fuoristrada. Devo dire, il mezzo, ragazzi, è piaciuto a me, è piaciuto a tutti quelli che erano lì e mi hanno detto che anche i giornalisti sono stati veramente estasiati da questa moto. Io vi dico cosa mi hanno detto. E effettivamente è veramente un bel mezzo e non ha niente da invidiare alle concorrenti, che non so dirvele perché tanto se vi piace quel genere sapete quale sono. E, quindi spero di provarla al più presto possibile, che a fine mese, come vi dicevo prima, vi lascio il filmato, i filmati, quelli che sono riusciti così a catturare perché era veramente top secret, non potevo dire niente, nessuno poteva dire niente, eravamo lì rinchiusi, tra virgolette, in una struttura veramente isolata. Se si usciva a piedi non c'era niente intorno se non il vulcano e il mare, probabilmente appositamente per evitare di divulgare qualcosa, anche se poi col telefonino su un social basta mettere una foto e ci mettiamo veramente un attimo che fa il giro del mondo. Comunque, ringrazio Zero per avermi dato questa possibilità di invito di essere stato lì con loro e aver visto in anteprima questa magnifica moto. E vi devo dire che per la prima volta in vita mia, se dovessi scegliere in questo momento, forse tra la mia che vedete lì, che adoro anche come l'ho fatta, e prendere un Adventure come quella lì, sarei combattuto. Anche per la batteria 17 kW e 3, anche se adesso quelle nuove saranno 17 kW e 3, anche le altre. Però l'impostazione di guida, ragazzi, è spettacolare, cioè fantastica. Se noi facciamo un viaggio anche con la nostra compagna dietro, è tanta roba, perché comunque la posizione è come stare seduti, tranquilli, e poi comunque dà sicurezza. E oltretutto, adesso che mi viene in mente, un'altra cosa che hanno lavorato con il nuovo sistema Bosch di frenata, quindi ovviamente ABS, ha una frenata integrale. Comunque ve lo spiegherò poi quando avrò il mezzo, così facciamo un bel video. Addirittura anche l'hold della frenata. Quindi, quando noi siamo in salita o in discesa e dobbiamo frenare prima di ripartire, lasciando la leva del freno, la moto rimane ferma, rimane frenata. Nel momento che acceleriamo, ovviamente si va a staccare la frenata e si riparte. E questo è tanta roba, anche questa roba qua. Se non mi ricordo male, se noi freniamo, teniamo frenato e poi lasciamo, mi pare che dopo 3 minuti si stacca poi questo sistema qua. Non è un freno a mano, quindi quando noi parcheggiamo la moto non ha il freno a mano, serve solo quando ripartiamo, quindi anche normale, in pianura, se teniamo premuto di più, in una certa maniera il freno, in automatico va a tenere bloccato il sistema frenante. Nel momento che noi acceleriamo, ovviamente si sblocca tutto ed è un'altra novità. Comunque, poi vi spiegherò nel momento della moto, effettivamente, così la proviamo anche, come va e tutto quello che ha. Adesso vi lascio al filmato, guardatela, gustatela. Mettete i commenti, non ve lo chiedo mai, ma mettete i commenti perché mi farebbe piacere capire effettivamente se questa moto qua che ha fatto Zero piace oppure no, guardandola ovviamente così, perché dal vivo secondo me rende molto di più. E vi dico, quella accessoriata con le protezioni laterali, il fendinebbia, il cuprino alto e i bauletti è veramente ancora molto più bella, rende veramente di più. Va bene, vi lascio al video della moto, lasciatemi nei commenti, mi farebbe veramente piacere. Ci sentiamo da grandaio. Ciao ciao! Oggi in anteprima giriamo la telecamera. Ecco qui, Zero DRSX, l'adventure che mancava in casa Zero, e oltretutto la moto più potente in questo momento di Zero, con 225 Nm di coppia e tante le novità. Adesso, ragazzi, purtroppo non posso stare tanto perché non lo posso neanche pubblicare fino a domani. Belli anche i cerchi. Bello anche la regolazione del
cupolino particolare, come vedete, con questa leva qui. Carica messa nella parte anteriore e apertura del vano. Questo è il modello più accessoriato, quindi quella con il kit dei paoletti, cavalletto centrale, barre di protezione laterale e anche barra in acciaio per protezione della batteria e cupolino, come vedete, alto. Veramente molto belli questi cerchi con i raggi laterali. E pacco batteria da 17 kW e 3. Ok ragazzi, ve la faccio vedere bene poi per fine mese, inizio ottobre. Al prossimo video, nel calendario. Ciao ciao! Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Speaking, what am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a soup. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusions.